Caos fra le società e i frequenziatori del Pallacchiarvola dopo la chiusura imposta dai vigili del fuoco. L'assessore Lodi, stiamo lavorando per garantire le attività. Dopo l'incidente in cui ha perso la vita Paolo Borselli in prefettura, sarà creato un gruppo ristretto per aggiungere procedure per aumentare la sicurezza sul lavoro in porto. Prima per tamponi, la Regione ha ottenuto buoni risultati nella gestione Covid anche per vaccini e posti letto. Luci e ombre nel rapporto della Fondazione Gimbe. Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha presentato un progetto di legge per abolire l'onorificenza consegnata al maresciallo Tito nel 1969. Recruiting Day il prossimo 21 marzo, 11 aziende del territorio triestino aprono le candidature per ben 150 nuovi posti di lavoro. Svolta green del comune attraverso un project financing che permetterà alle casse comunali di risparmiare 500.000 euro l'anno sulle utenze energetiche e di gas. Sempre più vicina alla spiaggia per cani a barcola, oggi il comune ha presentato una serie di lavori che partiranno in aprile. Buonasera dal telegiornale di Tele4. C'è preoccupazione fra i frequentatori del Pallacchiarvola dopo la chiusura dell'impianto imposta dai vigili del fuoco, un provvedimento che riguarda principalmente le società sportive ma anche le persone che seguono i corsi di ginnastica per la prevenzione cardiovascolare, alcuni dei quali stamani comunque si sono presentati al cancello della struttura. C'era per noi Umberto Bosazzi. L'hanno detto che i vigili del fuoco hanno fatto chiudere. Sì, per e adesso lei che cosa fa? E torno a casa, vado a fare la spesa. La complicata situazione venutasi a creare con la chiusura del Pallacchiarvola non si ripercuote soltanto sul mondo dello sport, che pure è quello maggiormente colpito dal provvedimento. Stamani davanti al cancello chiuso dell'impianto si è presentato più d'uno fra i molti che frequentano i corsi di ginnastica riabilitativa che fanno capo al circolo Sweet Art, che per ora può solo muoversi in questo modo. Da domani ci attiviamo ufficialmente mandando comunicazione, mail o cosa, alle tre strutture, diciamo, che sono maggiormente coinvolte. Io direi Regione, Comune e Asugi stessa, perché noi collaboriamo e facciamo quello che facciamo anche su indicazione del polo cardiologico di Catinara del professor Franco Sinagra e del centro cardiovascolare del Maggiore del dottor Di Lenarda. Se in mattinata, fra l'altro, l'associazione Calicanto ha recuperato dai propri uffici materiale necessario per continuare la propria attività, è chiaro, la faccenda è assai grave e preoccupante, soprattutto per le società sportive che utilizzano il Pallacchiarvola, a cominciare dalla squadra di pallamano. Noi abbiamo 5 squadre nel settore giovanile, tra gli under 13, under 15, under 17 e via dicendo, che comunque devono allenare. Sono circa 200 bambini che si allenano da noi e tra l'altro sabato abbiamo due partite. Dovrebbero giocare gli under 15 e gli under 17. Oltretutto, spiega Semacchi, la disciplina per gli allenamenti e le gare necessita di una serie di particolarità che ad esempio rendono di fatto impossibile chiedere ospitalità al Palatrieste e di difficile reperire palestre sostitutive, cosa che pure si sta cercando di fare. Noi abbiamo bisogno di un campo un po' particolare, anche perché usiamo della pece. La pece è quella colla che si mette sulle mani, sulla palla, perché la palla rimanga più facilmente attaccata, perché la presa sia più sicura. Chiaramente questo provoca anche dei residui o qualcosa, quindi so che il parquet del palazzetto nuovo, chiamiamolo così, è fatto da poco, è adatto per il basket, quindi non so neanche se ci sono le misure e neanche comunque le righe disegnate. Senza contare, chiosa il presidente, gli impegni di campionato più pressanti per la squadra principale. Dovremmo giocare la partita con la squadra di Serie A contro l'Eppan, che è prima in classifica, noi siamo secondi. È una partita che tra le altre cose richiama anche molto pubblico. Noi prevediamo l'afflusso di 1.000 persone. E il giorno dopo la chiusura del Pallacchiarvola il comune già corre ai ripari. L'assessore Lodi è impegnata su due fronti per risolvere il più presto possibile quantomeno i problemi più pressanti. Vediamo. I problemi sono diversi, sono sia di natura tecnica che organizzativa. Sono questioni
che possono essere sicuramente risolte e che saranno oggetto della commissione di pubblico spettacolo della prossima settimana. Difformità di natura strutturale, impiantistica, gestionale ai fini delle emergenze e dell'utilizzo dell'impianto da parte di più società sportive. Queste le ragioni che hanno spinto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile il palasport di Chiarbola, disponendone la chiusura dopo un sopralluogo. L'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi stamani si è detta impegnata per gestire una situazione abbattutasi sul comune fra capo e collo. Sto personalmente contattando le varie società, sia quelle che hanno impianti in concessione piuttosto che impianti privati, per trovare disponibilità a ospitare ovviamente le nostre società. Non è sicuramente, non lo nascondo, facile. Nel senso che il Palachiarbola è una struttura nel comune con tante società sportive e anche con diversi campionati, diversi livelli di agonismo e di attenzione ovviamente, che vanno dai bambini piccoli agli anziani o a chi ha disabilità. Lodi si muove dunque su due fronti, intanto l'analisi delle problematiche e la loro soluzione in tempi il più stretti possibile. Sto prendendo in carico insieme agli uffici, da una parte, che trattano tutta la questione tecnica per risolverla con i vigili del fuoco. Abbiamo già chiesto stamattina la commissione di pubblico spettacolo, in modo da tale da presentarci appena verrà ufficializzata la data, con tutti gli adempimenti richiesti dalla commissione e dai vigili del fuoco. Quindi la riconsiderazione delle attività che all'interno del Palachiarbola si svolgono e che impattano non solo il settore sportivo. Cerchiamo intanto di riorganizzare per quanto possibile le attività. Sto sentendo soprattutto chi ha anche eventi, perché oltre all'attività quotidiana c'è tutta la questione relativa agli eventi già organizzati tra il mese di fine febbraio, sostanzialmente a marzo. Quindi stiamo cercando di spostare gli eventi in altre strutture. Il lavoro è quello di cercare di dare una risposta più o meno ovviamente a tutti e soddisfare ovviamente le necessità per quanto ovviamente possibile. Un gruppo di lavoro ristretto con il compito entro un mese o poco più di elaborare un'aggiunta al protocollo per la sicurezza vigente sarà costituito in prefettura Trieste. È stato deciso nel corso di una riunione presieduta dal prefetto di Trieste Pietro Signoriello del coordinamento degli organi ispettivi in seguito all'incidente sul lavoro verificatosi nel porto di Trieste nei giorni scorsi in cui ha perso la vita il 58enne Paolo Borselli. Per l'occasione erano stati invitati a partecipare anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dei terminalisti e responsabili dei lavoratori per la sicurezza di sito. Verso il voto delle regionali, il presidente uscente e ricandidato Fedriga, a margine di un incontro, ha lanciato un appello contro l'astensione. Vediamo. Mi sento pronto per competere, dopodiché saranno i cittadini a scegliere il 2-3 aprile. Mi auguro che, e chiedo aiuto anche a voi giornalisti, che ci sia una grande campagna di informazione per sottolineare l'importanza di partecipare al voto. Parte da un appello al voto alle prossime regionali il presidente Fedriga, che commentando i risultati favorevoli al centrodestra in Lazio e Lombardia spiega di puntare alla stabilità in caso di un'eventuale sua riconferma. Vorrei, se i cittadini mi ridaranno la fiducia, avere una continuità con l'amministrazione attuale. Ovviamente in senso migliorativo mi auguro, perché uno punta sempre a migliorare, però sono contrario a stravolgimenti. Noi dobbiamo finalmente garantire continuità nell'azione amministrativa della regione e mi auguro anche in quella nazionale, perché un problema del paese è stato dei continui traumi, perché ognuno doveva mettere la sua bandiera quando vinceva. E tra le note stonate della campagna elettorale, Fedriga individua l'attuale legge sulla par condicio che scatta domani. Mi sembra una roba folle, burocrate, basata sulla burocrazia, sulla follia pura. È sbagliata. Una cosa è dare possibilità a tutti di farsi conoscere ed è giusto, un'altra cosa è andare a burocratizzare, di fatto andare a impedire perfino dibattiti, confronti, approfondimenti. Presentato questa mattina il report della Fondazione Gimbe sulla gestione della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Buoni risultati soprattutto per tamponi, coperture vaccinali degli anziani e posti letto. Vediamo. In Friuli Venezia Giulia è stata, in termini di risposta, penso alla parte di screening, tra le migliori d'Italia, ed anche il dato che ha visto per esempio una mortalità grezza più alta, però se si analizza rispetto alla differenziale tra la mortalità in epoca pre-Covid e la mortalità in Covid, si vede invece che siamo invece una di quelle regioni che è sotto la media nazionale.
Questi punti di forza della gestione della pandemia in regione secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe, definiti dal presidente Fedriga indipendenti e riconosciuti. Il Friuli Venezia Giulia è stata la miglior regione in Italia per la parte dello screening, soprattutto attraverso i tamponi molecolari. Non c'è solo un testing, ma c'è un testing elevato e in particolare con l'esercizio del test molecolare, quindi ancora più affidabile. Attorno a questo ruota tutta l'affidabilità del dato che viene riconosciuta e tutti i fenomeni che sono stati rappresentati. Questo lavoro secondo me è un patrimonio importante anche per le eventuali azioni correttive e anche di scelte di programmazione di politica sanitaria. Alla presentazione del report ha partecipato anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha fra l'altro evidenziato come l'offerta dei posti letto ospedalieri in Friuli Venezia Giulia sia rimasta stabile in pandemia, garantendo anche l'assistenza al paziente con altre patologie, non solamente a quello contagiato dall'infezione. La regione Friuli Venezia Giulia ha avuto una politica di testing tra le più efficaci d'Italia, ha utilizzato tantissimo i tamponi molecolari che sappiamo sono essere quelli più accurati, ha utilizzato un numero di test per 100.000 abitanti più elevato di tutte le regioni italiane, quindi questo inevitabilmente ha determinato anche un incremento dei casi e un incremento dei decessi rispetto al tasso di mortalità. È andato molto bene sulle vaccinazioni per quello che riguarda la fascia degli over 80, che era la popolazione più fragile e quella più suscettibile in termini di malattie grave, di mortalità, e a me è piaciuta molto anche questa stabilità nell'offerta dei posti letto ospedalieri sia in area medica che in terapia intensiva. In Consiglio regionale è stato accolto dalla maggioranza un emendamento dei 5 Stelle per sbloccare i bonus edilizi. Vediamo. Momenti concitati qui in Consiglio regionale. Grazie alla nostra pressione del Movimento 5 Stelle, siamo riusciti a salvare il super bonus 110% in regione con l'avallo della Regione Friuli Venezia Giulia e dei suoi strumenti finanziari. Soddisfazione dei 5 Stelle in Consiglio regionale che hanno visto accogliere il proprio emendamento per sbloccare i crediti legati al super bonus 110%. Due giorni fa il tema non era stato considerato urgente, spiegano i consiglieri del Movimento. Bene dunque che la Regione intervenga per acquisire i crediti e sbloccare i bonus edilizi. L'allarme lanciato lunedì dal gruppo e dall'intera opposizione aveva proprio l'obiettivo, continua la nota, di attivare un intervento per far fronte all'immobilismo del governo centrale. Ballavano 240 milioni di lavori da eseguire o da terminare. Grazie alla nostra pressione interviene la Regione a discapito di quanto deciso dal governo nazionale. Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha presentato un progetto di legge per abolire l'onorificenza consegnata al maresciallo Tito nel 69. Vediamo. Il progetto di legge per la revoca dell'onorificenza che alla fine degli anni 60 il Presidente della Repubblica Saragat conferì al maresciallo Tito è stato presentato alla Camera dei Deputati. L'onorevole Nicole Matteoni, Fratelli d'Italia, è la prima firmataria del testo, sottoscritto dall'intero gruppo di deputati che fanno capo al Presidente del Consiglio. Matteoni così sintetizza come si potrebbe aggirare l'ostacolo alla revoca, rappresentato dall'impossibilità di togliere un'onorificenza ad una persona defunta. La nostra proposta di legge va a modificare questo regolamento in modo tale che le onorificenze possano essere tolte in caso di gravi crimini contro l'umanità o anche per crimini ovviamente civili. L'incongruità dell'onorificenza a Tito, ottenuta in ossequio alla Realpolitik e ad una politica che ha scelto non a caso di non parlare di certi argomenti per lungo tempo, è riemersa prepotentemente durante le celebrazioni la scorsa settimana del giorno del ricordo della tragedia delle foibe. Ora che l'Italia conosce e ricorda questi drammi della storia volutamente tenuti nascosti per troppo tempo, chiedo una volta per tutte che venga ridata la doverosa dignità ai nostri esuli e salutati in pace i nostri infoibati, togliendo il boia Tito la massima onorificenza di cavaliere di Gran Croce della nostra nazione che gli è stata attribuita nel 1969. Una certa parte politica impediva di parlare del dramma delle foibe dell'esodo, non se ne doveva parlare. Ora quindi, togliendo questa onorificenza al maresciallo boia Tito, andremo a dare giustizia a tutti gli italiani che hanno sofferto.
Siamo alla cronaca, furto d'auto in pieno giorno con inseguimento rocambolesco da parte dei carabinieri. È successo a Ronchi dei Legionari, dove un cittadino ha denunciato la scomparsa della sua auto parcheggiata all'ora di pranzo all'aperto. I militari dell'arma sono riusciti a mettersi sulle tracce dei ladri, li hanno fermati in via Timavo a Monfalcone dopo un inseguimento in auto e nell'ultima parte anche a piedi. Sono stati fermati 3 giovani e la macchina restituita al proprietario. Il secondo furto d'auto in pochi giorni nella zona di Monfalcone. 11 aziende triestine aprono le candidature per 150 posti di lavoro. Si cercano figure qualificate e specializzate in vari settori. Sentiamo quali nel servizio. È la dimostrazione che le aziende sono in crescita, che hanno necessità di trovare competenze professionali, tant'è che oggi ragioniamo di 150 persone che vengono ricercate di varissimi, diversi profili da parte delle nostre imprese. Si è svolto il convegno sul Recruiting Day, promosso dalla Regione in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, per la ricerca di oltre 150 posti di lavoro da parte di 11 aziende triestine. Le domande e i curricula dovranno essere inviati entro il prossimo 14 marzo. Mentre l'incontro tra i selezionati e le aziende è programmato per il 21 dello stesso mese. Sono iniziative che stiamo facendo a livello regionale in maniera sempre più serrata, in collaborazione con le imprese del territorio e a volte anche con le agenzie per il lavoro interinale. Questo ovviamente per dare risposte alle esigenze di chi offre, ma anche di chi cerca lavoro, per renderle più evidenti anche a chi cerca lavoro in percorsi che servono obiettivamente per individuare le migliori professionalità di cui le aziende del nostro territorio hanno bisogno. Nel dettaglio le figure ricercate variano a seconda del tipo di azienda, dall'alta tecnologia informatica all'assistenza, dai trasporti all'alimentare. Si cercano ingegneri, tecnici IT, programmatori, sviluppatori di software, elettricisti, assistenti sociali, psicologi, operatori di call center, ma anche meccanici, magazzinieri, saldatori, commerciali e contabili. Per noi questi sono eventi importantissimi perché mettono proprio insieme le aziende da una parte che chiedono e ricercano personale e dall'altra parte i nostri utenti che fanno parte del bacino non soltanto dei centri per l'impiego ma anche di chi si vuole autocandidare e la possibilità di sperimentare queste iniziative, di avere un confronto diretto con le aziende. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, restate con noi. Il Comune di Trieste oggi ha presentato alcuni investimenti per una svolta green. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio. Il Comune di Trieste guarda la svolta green attraverso un project financing che permetterà alle casse comunali di risparmiare circa 500.000 euro l'anno sulle utenze energetiche di gas. Il progetto illustrato oggi dall'assessore Bertoli comprende il rifacimento del sistema di building automation controllando 5.802 punti fisici, la sostituzione in 78 edifici di 20.245 punti luce inefficienti con un notevole risparmio energetico e di emissioni, poi un programma di isolamento delle coperture di 12 edifici interessando 23.000 metri quadrati di superficie, la realizzazione di impianti fotovoltaici in 10 edifici con le caratteristiche idonee a poterli installare, ovvero tetti, piatti e giusta esposizione, la sostituzione iniziale delle caldaie in 11 strutture pubbliche. Il promotore di questo progetto speriamo che parti dal 1° luglio e ci vorranno 2 anni di lavori. Come ho già detto, questo progetto è già stato approvato dalla Giunta a settembre dell'anno scorso, la fase di gara di presentazione delle offerte si è conclusa lunedì 13 e quindi a questo punto attendiamo i lavori della Commissione. Il contratto attuale scade il 30 giugno 2023, quindi l'obiettivo nostro è partire nel secondo semestre dal 1° di luglio e da quel momento ci vorranno 2 anni di lavoro e di 20 milioni di investimenti da parte del privato per realizzare tutto quello che vi ho illustrato. Il risparmio energetico stimato è di 582 tonnellate di CO2 l'anno. La concessione ha durata 15 anni e partirà nel secondo semestre di quest'anno. Il concessionario, che emergerà dalla gara già bandita, investirà nei primi 3 anni contrattuali circa 16 milioni di euro più IVA. Il Comune circa 3 milioni. L'intervento parliamo di 21 milioni di euro alla fine, di cui 2 milioni e 8 a carico del Comune di Trieste e 18 milioni e mezzo a carico del privato. Sempre più vicina alla spiaggia per cani a Barcola, oggi il Comune ha presentato una serie di lavori che partiranno nel mese di aprile. Vediamo.
La manutenzione straordinaria dell'attuale scogliera Frangiflutti, la sua estensione a protezione del sito, la realizzazione di una nuova spiaggia in ciottoli e ghiaia e di una gradonata d'accesso. Sono le opere che il comune realizzerà per permettere anche ai cani di poter accedere al mare e Trieste avrà finalmente la sua Bau Beach. Sono 250.000 euro di intervento, un intervento che permette tra il CEDAS e il Pane Quotidiano, per intenderci, una zona non utilizzata dai bagnanti, di creare una zona accessibile ai nostri amici quattro zampe. L'intervento è stato presentato stamani. Per la sua stesura ci si è basati sul quadro geomorfologico del Golfo di Trieste e sullo studio dei moti ondosi e delle maree eseguito dall'università. I lavori inizieranno verosimilmente in aprile, la durata prevista è di circa 3 mesi. Non andranno a interferire sulla stagione estiva dei bagnanti, primaverile, qualora avessimo una bellissima stagione, in quanto le attività principali si svolgeranno, lavorative, intendo di cantiere, si svolgeranno principalmente sul lato mare. È morto Dario Penne, l'attore triestino che nel corso degli anni era diventato uno dei migliori doppiatori italiani. Nel corso della sua carriera aveva prestato la propria voce, tra gli altri, a Michael Caine, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones e soprattutto a Anthony Hopkins, che doppiò nel Silenzio degli Innocenti e che in seguito in quasi anche tutti i suoi film. Dario Penne aveva 84 anni. Ora parliamo di un'iniziativa sociale, è stata inaugurata al Parco di San Giovanni la comunità alloggio di Via Weiss, una struttura dedicata alle persone con disabilità cognitiva e fisica. Vediamo. È stata inaugurata la comunità alloggi per persone con disabilità presso la struttura di Via Weiss, attigua al centro diurno del comprensorio dell'ex OPP di San Giovanni. Si tratta di un alloggio che completa il cosiddetto padiglione D di Via Weiss. La nuova residenza potrà ospitare fino a 7 persone adulte con disabilità cognitive e motorie. Saranno inizialmente individuate 4 persone per iniziare la convivenza in un contesto familiare di piccolo gruppo. È una gioia perché garantiremo un processo di libertà ai nostri ragazzi. Attraverso l'inizio di moduli respiro cominceremo ad avviare la residenzialità dei nostri ragazzi, ma saranno loro che ci diranno se gli piace, per quanto tempo, eccetera. Dopodiché, nel momento in cui sarà rodato tutto, andremo al via con 7 persone che abiteranno in questa splendida realtà. L'appalto per la gestione del servizio è stato ottenuto dalla Cooperativa Sociale 2001. L'avvio del servizio è previsto per il mese di marzo. Successivamente saranno individuati gli ospiti che andranno a completare il gruppo. In questo momento abbiamo allestito e stiamo definendo anche l'equipe che lavorerà all'interno di questo servizio. Ovviamente si tratta di un servizio comunque integrato anche con il centro diurno, che è un servizio che noi gestiamo da anni. È una comunità che darà risposta al tema delle famiglie per quanto riguarda il durante e dopo di noi. In particolare, oltre alle persone che verranno ospitate all'interno di questa comunità, ci sarà anche la possibilità di avviare dei progetti respiro proprio a favore delle famiglie che richiederanno questo tipo di intervento. Abbiamo posposto di parecchio l'apertura di questa struttura per causa dell'emergenza del Covid, perché quest'ala è stata utilizzata per allargare un po' gli spazi e quindi consentire le norme di sicurezza, eccetera. Adesso finalmente apriamo. Nonostante i 30 anni di esperienza, aprire un nuovo servizio è sempre una cosa bella e anche emozionante. Inizieremo con marzo e noi siamo pronti, attendiamo di sapere chi saranno i ragazzi accolti. Con il telegiornale ci fermiamo qui, ma non andate via perché fra pochissimo, come ogni mercoledì, c'è il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. A fra poco. Bentornati in diretta, nuovamente buonasera, buonasera a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso. Allora diciamo anche buonasera naturalmente al nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera Laura, buonasera, ben ritrovati.
Ben ritrovato Luigi. Allora, oggi abbiamo avuto anche oggi naturalmente un telegiornale piuttosto ricco, ma forse tu preferirai commentare magari anche gli eventi nazionali, no? Di cui non ci siamo occupati in modo specifico, perché comunque siamo sempre attenti anche a tutto ciò che succede in Italia, in particolare. È così? Sì, ci sono fatti importanti che poi si riflettono sulle nostre regioni, sul nostro territorio, per cui è sempre bene tenere un occhio anche sulla politica nazionale, sull'economia, poi tutte le decisioni che vengono prese a Roma si riflettono sul locale. Oggi, vabbè, la notizia di oggi è l'assoluzione di Berlusconi in questo processo per famoso bunga bunga, i festini ad Arcore con queste odalische, queste soubrette, queste oggettine che sono state riconosciute, stati tutti assolti, quindi 11 anni di attacchi, contrattacchi a livello politico e non solo, Lele Mora, tutti questi personaggi che sono entrati in questa vicenda, Emilio Fede, tutti in qualche modo screditati, adesso con una specie di cavillo, però confermando sentenze precedenti, anche la Cassazione ha detto che non andavano sentite come testi ma come indagate, e quindi gli atti non sono validi, e quindi insomma con questo cavillo si dimostra in qualche modo l'innocenza di Berlusconi. Non c'è dubbio che sono state, l'accusa era quella di corruzione, no? Certo. Secondo l'accusa, secondo il PM avrebbe pagato queste ragazze perché non rivelassero cosa succedeva in queste serate del Bunga Bunga, che veramente a volte sembrava anche un po' delle, così come sono state raccontate in maniera anche triviale, sembrano questioni un po' tragicomiche, farsesche, ma insomma effettivamente Bunga Bunga c'è stato, Berlusconi sembra non abbia pagato per corromperle ma per regali, per aiutarle, per il suo innato altruismo avrebbe così donato soldi e regali a queste fanciulle, e quindi a questo punto la vicenda di Rubiter si chiude. Se penso ai fiumi di inchiostro che sono stati versati, è vero, in 11 anni di vicenda, hai ragione. Pare, Laura, cioè nel senso che 11 anni di particolari, dettagli scabrosi, pianti in aula, pianti non solo in aula, recriminazioni, e qualsiasi cosa, per poi arrivare al fatto non sussiste, insomma. Le sentenze vanno rispettate, però c'è qualcosa che non quadra, evidentemente, no? Evidentemente, oggi insomma, è proprio questa la formula, il fatto non sussiste. Oggi sui siti dei quotidiani si parla molto anche dell'andamento, naturalmente, sia della guerra in Ucraina e della questione dei palloni spia, no? Nei cieli anche dell'Ucraina. Ci sono diversi avvistamenti, no? di questi cosiddetti appunto palloni spia. Come sai, sono stati avvistati degli UFO, perché sì. Poi non è stato detto di cosa si trattasse, anche sopra la base di Aviano, la base americana, esatto. Nel Pordenonese, sono stati avvistati. L'altro giorno pare si siano levati in volo dei caccia militari, hanno sorvolato Treviso facendo un frastuono tremendo. Qualcuno ha detto sono diretti verso Aviano perché abbatteranno i palloni spia, poi non si è più saputo nulla. Tra l'altro la base di Strana, in Treviso, ha smentito di aver fatto partire dei caccia, ma non si esclude che possano essere stati caccia F-15 per le F-16 della NATO. Quindi a vedere di così fermare una minaccia che poteva venire da questi palloni. Dopodiché non c'è più nulla, ma in effetti, come dicevi, in Ucraina la situazione
seria, e purtroppo c'è in corso un'escalation che non sembra fermarsi. Oggi la von der Leyen ha varato il 10° pacchetto di aiuti per l'Ucraina in piano delle armi. Putin è sempre più nervoso, i suoi uomini anche. Berlusconi ha difeso Putin e ha attaccato Zelensky procurandosi una serie di attacchi da parte dell'opposizione. Insomma, è una situazione molto difficile. Non sembra che si vada verso una tregua, perché per avere una tregua bisogna essere in due. Nessuno è disposto a cedere di un millimetro. La Cina e gli Stati Uniti fanno la loro parte, non sembrano favorire un dialogo, e quindi qui rischiamo veramente di andare verso una catastrofe. Dopodiché c'è ancora tempo. C'era un arbitro della situazione, che era il presidente turco Erdogan, che adesso è lì tra le macerie, che non avrà tempo da dedicare ai negoziati. Ai negoziati, infatti la cosa più importante sicuramente in questo momento. Tra gli altri argomenti si torna a parlare ancora del caso Cospito, ne parleremo purtroppo anche domani qui a Trieste, perché c'è l'ennesima manifestazione con corteo, no? per Cospito. Oggi c'è stata l'informativa alla Camera sull'anarchico da parte del ministro Nordio. Insomma, a che punto siamo in questo caso, in questo anche pasticcio, se vogliamo, no? Il pasticcio, hai detto bene Laura, perché qui è una situazione piuttosto pericolosa anche per il governo, perché il governo, per coerenza e per la ragione di Stato, insomma, no? Che impone a qualsiasi esecutivo di non cedere a minacce, a ritruzioni, a intimidazioni. Per cui non è che lo Stato può dire: no, siccome Cospito vuole che gli venga tolto il 41 bis, allora togliamo il 41 bis. Eppure, in una situazione per Cospito, dal punto di vista fisico, difficile, perché Giustina non nutrirsi, non vuole neanche gli integratori, è una specie di suicidio. Se uno si vuole suicidare, francamente non, la legge prevede che non lo si possa alimentare in maniera forzata. No? La forza, certo. La forza. E quindi se quest'uomo continua a non mangiare, alla fine, e a quel punto il governo comunque rischia, perché verrebbe subito accusato di averne politicato morto, di aver ritirato il 41 bis. È una situazione difficile. Il governo mi pare che ha fatto di tutto perché il Cospito venga curato nel migliore dei modi, e solo questo può fare. Quando le Brigate Rosse minacciarono di uccidere Moro, allora il governo, seppure in maniera molto finita e anche criticata, disse: no, noi non trattiamo quei terroristi. Cioè, non si tratta con chi crede di poter prendere a pedate una repubblica e le istituzioni, con minacce, con espedienti anche di questo genere. Sciopero della fame, io adesso per colpa vostra morirò, per colpa sua. Se non si alimenta, vuol dire che non vuole vivere. Purtroppo, ripeto, lo Stato non può. Un po' su questo mollare. È una sorta di una forma ricattatoria, insomma, in qualche modo, no? Può essere considerato. È uno scatto. Cioè, dopodiché si spera che si trovi che Cospito smetta di digiunare e che il governo faccia in modo che a questo si arrivi. Però no, davvero non è possibile che uno Stato possa in qualche modo assecondare queste forzature, queste pretese, questa prepotenza, perché qua di prepotenza si tratta. Direttore, prima di passare ad altri argomenti, come ad esempio
l'impugnazione, la procedura di infrazione contro l'Italia per il reddito di cittadinanza e l'assegno unico. Volevo ricordare ancora una volta una triste notizia che ci ha raggiunti quest'oggi, ne abbiamo già parlato nel corso del telegiornale, però i nostri telespettatori insomma ce lo chiedono, la morte di Dario Penn, un doppiatore triestino, un attore italiano famosissimo, insomma su era la voce ad esempio di Hannibal Lecter, insomma uno dei personaggi più famosi con cui anche ha vinto l'Oscar Anthony Hopkins, quindi e non soltanto, insomma tanti altri attori sono stati doppiati da lui, aveva 84 anni, è morto a pochi mesi dalla scomparsa di un altro grande triestino doppiatore, appunto Franco Zucca, e a poche settimane da Diego Reggente, quindi Trieste insomma perde questi personaggi così importanti nel mondo del cinema, e oggi insomma anche il nostro Umberto Bosazzi ha comunque scritto questa notizia in modo molto, molto triste, sicuramente lo conoscevamo bene, Dario Penn. Sono personaggi, appunto la voce di Palletta, di tanti altri personaggi del cinema, triestino conosciutissimo e apprezzatissimo come doppiatore, davvero un maestro, quindi Umberto avrà fatto un ritratto in punta di penna come sa fare lui, ricordandone la capacità. Tra l'altro aveva doppiato anche Clint Eastwood, Christopher Lloyd, Ben Kingsley, Michael Caine, insomma Tommy Lee Jones, tanti, tanti altri, davvero, insomma questa era solo la sua interpretazione più famosa, no? Quella del «Ho un vecchio amico per cena», questa frase inquietante che insomma tutti noi ricordiamo con un brivido lungo la schiena, davvero. Sì. E con la povera protagonista che cercava di curarlo, era un avvocato, era una giovane avvocatessa che doveva interrogarlo e vabbè, insomma l'abbiamo un grande film. Jodie Foster. I doppiatori tra l'altro sono spesso trascurati perché ovviamente non compaiono come tutto il personale. È vero. Del cinema, io sono presidente della Veneto Film Commission, infatti. Come era direttore fino a qualche tempo fa Federico Poilucci, a Trieste, la Film Commission triestina, Friuli Venezia Giulia, ha fatto tantissimo, proprio ha portato a Trieste tantissime produzioni, sia cinematografiche che televisive, e noi sappiamo che molto spesso manca nei nostri territori la manodopera, arriva sempre da Roma, e l'obiettivo è proprio quello di fare in modo che nascano molti altri dramma, cioè molti altri doppiatori, attori, registi, e che non siano sempre friulani, triestini, veneti, costretti ad andare a Roma per girare un film. E questo sta avvenendo grazie a Friuli Venezia Giulia, grazie al Veneto, qui abbiamo portato abbiamo sostenuto tante produzioni, perché questo è il compito delle Film Commission, aiutare appunto le produzioni grandi e piccole, italiane e straniere, ad arrivare in un territorio, ad avere i permessi che le consentano di girare magari in posti in cui ci vuole l'autorizzazione della sovrintendenza, ci vuole il permesso del comune, poi ci sono anche problemi logistici e problemi anche di accoglienza, nel senso che poi ci vuole una ricettività adeguata, convenzioni con gli alberghi, perché sono centinaia di persone che arrivano in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, compresi i tecnici, compresi quelli che si occupano delle luci, del suono, eccetera, che è bene che vengano formati qui, che non debbano sempre essere importati da Roma. È chiaro, quando arrivano dall'estero sono inevitabilmente stranieri, ma tante produzioni straniere poi si appoggiano a imprese venete del Friuli Venezia Giulia. Quindi è un settore
Un'economia importantissima davvero per le regioni, questa del cinema, anche è vero come dicevi tu quando si tratta di produzioni straniere perché poi si appoggiano molto sul territorio comunque, no? Scelgono un determinato territorio. E poi c'è un indotto enorme e sono risorse che arrivano e che poi di cui beneficiano commercianti, imprenditori, insomma con tutta la comunità in qualche modo. È vero. In tema di lavoro, oggi abbiamo annunciato questo Recruiting Day che ci sarà il 21 marzo, 11 aziende triestine cercano 150 profili professionali, quindi insomma è una buona notizia per chi vuole candidarsi, però oggi si parla anche di reddito di cittadinanza, no? Che è stato così in qualche modo contestato, insomma è stata aperta una procedura di infrazione proprio con contro l'Italia per queste misure. Sì, procedere infrazione per, diciamo, per averlo, se non ho capito male, per averlo sì, in qualche modo neutralizzato e tolto a partire dal 2024. Io sono dell'idea che non, un paese come il nostro non possa vivere di assistenzialismo, di bonus, di soldi dati qua e là, spesso con conseguenze abbastanza disastrose, perché qui nemmeno i navigator hanno trovato poi un posto di lavoro. Infatti. Dovevano cercare il posto di lavoro per i disoccupati e alla fine sono finiti disoccupati anche loro. È stata una vicenda triste con una buona parte di risorse rubate, con molte truffe, persone che non avevano diritto ad avere reddito di cittadinanza. Insomma, il bilancio è sconfortante perché se ne è trovato pochissimo di lavoro, molti prendendo reddito di cittadinanza hanno preferito stare a casa e magari fare qualche lavoretto in nero. Per cui credo che sia, secondo me, è giusto non ricorrere a queste misure, ma bisogna fare in modo che le imprese, l'economia migliorino, e che quindi ci possa essere occupazione vera e propria, non così rimediaticcia perché c'è una parte di italiani che sono in effetti in difficoltà. Anche la politica non può contare sul consenso legato a queste concessioni. No? Io ti do il reddito di cittadinanza, tu mi voti perché sono buono. No, non va bene. Bisogna che ciascuno di noi abbia la possibilità di trovare un lavoro. Pensa che qua in Veneto 200.000 persone nel 2022 hanno lasciato il posto di lavoro ed è il fenomeno delle grandi dimissioni, e adesso ci sono 134.000 posti disponibili nelle imprese e si trova un lavoratore su due disposto a lavorare, perché mancano i giovani, mancano persone che possano decidere di farsi impiegare. È un paradosso, ma sta succedendo anche nella sanità con i medici, non ci sono più medici. È un'occasione per i giovani, ma il problema è che c'è stato per anni il numero chiuso e una programmazione sbagliata. È un problema con cui si trova ad avere a che fare anche la nostra regione, che sai gestisce appunto direttamente proprio, no, il comparto sanità, e se ne parla sicuramente molto. Siamo davvero in chiusura, direttore, volevo solo un veloce commento sulle elezioni, insomma, regionali che ci sono state. Noi cominciamo adesso con la campagna elettorale, domani scatta la par condicio, ma in Lazio e in Lombardia insomma si è già votato, grande successo del centrodestra, però c'è stata anche tanta astensione. Sì, no, non c'è dubbio che insomma il centrodestra ha vinto le politiche e la Meloni è andata al governo. Lombardia ha vinto insomma, con un buon distacco dal centrosinistra, e così anche in Lazio. È un momento favorevole per il centrodestra. Basta non pensare che solo il 30% degli elettori degli aventi diritto al voto è andato a votare in Lombardia, che è qualcosa di veramente sconcertante e sconfortante.
Anche però, inedito, insomma, per le regioni del nord soprattutto, no? Mai così basso, insomma, l'affluenza. Ah beh, sì, assolutamente, assolutamente. Quindi io penso che adesso c'è l'onda lunga del centrodestra, perché c'è anche l'effetto Meloni. La Meloni è una prima ministra giovane, devo dire coerente, coraggiosa, che piace perché non se la tira, come si usa dire, non si dà le grandi arie, conosce le lingue, certo meglio di Renzi e di tanti altri politici che tentano di parlare inglese. Lei parla inglese, spagnolo, francese correntemente, e quindi è il momento del centrodestra, sai. Dopodiché ne abbiamo visti di politici passare, portati sugli altari e poi finiti nella polvere, no? Perché potremmo citarne almeno 10. Hai ragione. Grazie al direttore di Tele4 Luigi Bacialli. Grazie, a mercoledì prossimo. Grazie a te, Laura. Buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata a tutti voi, grazie per averci seguito.